Cernigoi. Domenica ha preso il palo, oggi ha fatto il gol. Un altro passo avanti, insomma. Sì, diciamo che in qualche modo dovevo pure farmi la scorsa settimana e sono felicissimo per aver trovato il primo gol con questa maglia. E ovviamente gran parte del merito va a Cerny che ha fatto una gran giocata e io sono stato bravo a farmi trovare pronto. Sì. No, trequartista, attaccante vero e proprio mai fatto. Però avrebbe dovuto essere il contrario, insomma, tu che fai il cross e l'altro che segna, Sì, invece come hai diceva lui cambiato prima, il me l'ha ruolo. detto anche subito in campo, e speriamo di poter cambiare il favore in qualche modo Poi l'hai nelle cambiato. prossime, certo. Pensavi più facile. Allora, devo dire che siamo partiti un po' sottotono, secondo me. La prima mezz'ora forse abbiamo concesso un po' troppo, e forse per bravura anche della squadra avversaria, nel senso che hanno anche loro dei giocatori importanti, l'hanno dimostrato. Poi siamo usciti noi e credo che la partita dal 30° in poi sia stata fatta abbastanza bene. Sottotono per le assenze o no? Sotto questo aspetto, secondo me, devo dire che dobbiamo farci i complimenti perché comunque siamo stati bravi tra i tanti infortunati, tra febbre e infortuni vari. E poi non lo so, una risposta giusta forse non riesco a dartela. Non c'è una risposta. Forse loro sono partiti un po' più forti. Questo mi viene da dire. Sì, anche oggi abbiamo visto che questo campionato è un campionato molto equilibrato. E oggi Procesta è andata a pareggiare col Pordenone. E quindi dobbiamo essere bravi noi a dar continuità, e a stare sul pezzo e ad allenarci come stiamo facendo, a lavorare duro, come abbiamo sempre fatto fino dall'inizio. L'allenatore ha detto che stamattina non stavi tanto bene, ancora la spalla o No, l'influenza? secondo me, ho avuto anche un po' di febbre questa notte, ho dormito male. E poi ho preso un po' di antidolorifici e adesso sto un po' meglio. Ma in squadra Tutte le diciamo, settimane devi prendere qualcosa qualcosa, su. sì, esatto. È un periodo un po' così, dai. Però ho portato bene, oggi è andata così. Sì. Sì. Così giovani. Esatto, no, forse è la prima volta che mi capita. Oggi eravamo abbastanza giovani. No, molto bene, molto bene. Con qualsiasi giocatore. E volevo fare anche complimenti ai miei compagni che sono entrati, perché la partita l'ha cambiata loro, se vogliamo. Quindi, ad esempio, anche Musatti, che è un giovane, sta dimostrando di poterci stare alla grande. E niente, bisogna continuare così, tutti nella stessa direzione. Ultimo gol l'avevi fatto l'anno scorso Mantova, se non a sbaglio. Mantova, No, no, in casa contro il Mantova, in casa se non sbaglio. non ti Non me lo ricordi ricordo. tanto, Non perché ne ho fatti tanti, perché ne ho fatti pochi, però. appunto non vi ricordatevi Non. tutti, 4 no, l'anno 4 l'anno scorso scorso, sì. Tutti nel girone d'andata. La dedica perché c'era la mia ragazza in tribuna e niente. chiama? Margherita. La quale dedichi la canzone No. Margherita. Il gol è stato dedicato a lei, dai. Dedichiamo Cocciante. Era in tribuna? Viene sempre in tribuna? Da Sì, spesso. dove Spesso, viene? Da spesso. Venezia? Sì. Venuta sulla barca. Aiuta in gondola. In gondola. Aiuta in gondola. Grazie.